Leopolda 6 arrivano le vittime del decreto salvabanche. O meglio, tentano di arrivare, perché il gruppo di persone da tutta Italia che voleva incontrare Matteo Renzi viene bloccato dalle forze dell'ordine in una strada vicina. Adesso avviciniamoci, li vogliamo vedere la Leopolda, da vista almeno. Aspettate un attimo. A me hanno già rubato dall'interno e mi hanno rubato senza che me ne rendessi conto. Disonesti e maledetti. Prendi 450 euro di pensione e 600 di reversibilità del mio paro babbo. Il direttore, quando c'era troppo sul conto corrente, telefonava: guarda, c'è questa operazione da fare, vieni, è tranquilla, è buona. E io, cioè, era un rapporto di fiducia. Lei quanto ha perso? 25.000 euro. Mia suocera 10.000 euro. Non sono molti, però era comunque un terzo degli risparmi di mia suocera, poveraccia. Nessuno accetta il fondo di solidarietà proposto dal governo. L'elemosina ha messo i soldi, quindi non accetteremo mai queste soluzioni. Ha fatto sempre un'infinità di promesse e ora ci ha dato anche il contentino. Qui c'è un rottamatore, Renzi, rottami i responsabili. Poi il gruppo si muove. Il ministro Piercarlo Padoan, ospite alla Leopolda, è disposto ad incontrare 4 delegati delle vittime del decreto salvabanche. Ho perso 100.000 euro, ma al di là del mio caso sono una portavoce, vorrei portare avanti tante e tante storie di azionisti e obbligazionisti che hanno perso alcuni tutto. L'esito dell'incontro con il ministro però lascia l'amaro in bocca. Personalmente sono un po' preoccupato, perché ho paura che questa attenzione vada svanendo. Siamo convinti che si possa far di più, siamo convinti che questo fondo si possa veramente possa diventare maggiore. Intanto chi non è stato ammesso dentro alla stazione Leopolda aspetta in strada il passaggio in auto di Renzi. Ma il presidente del Consiglio da lì non passerà.